Ciao bimbi e ciao bimbe, io sono Barbara Dominici e benvenuti e bentornati in un nuovissimo video. E oggi è un unboxing. L'azienda che collabora con me oggi ha un nome difficilissimo, io non so l'inglese, ve lo lascerò qua, così potrete leggervelo da voi senza errare. So solo che la signorina Wendy, è colei che lavora per questa azienda, mi ha contattato e abbiamo un po' parlato e definito il tutto in italiano ovviamente. Ma di cosa si tratta? Di Diamond Paint. Si dirà così? Non si dirà così? Ormai l'ho detto e mi sono anche sentita molto British. Diamond Paint. E sarebbe il disegno con i brillantini. Io adoro i brillantini. Tutto ciò che sbrilluccica è degno di nota. Sono una donna e chi è che non piacciono i diamond? E allora potevo non accettare questa collaborazione? No, assolutamente no. E l'ho accettata con molto molto piacere. Cosa ne dite? Vado? Chiamo la regia e mi faccio tirare il pacco? Eh sì, sennò cosa lo tengo a fare, regista? Regia, puoi tirarmi il pacco e puoi anche tirarlo perché so già cosa contiene, l'ho già aperto, ma loro lo sanno, dai. Grazie mille regia, eccolo qua, il pacchettone di oggi. Molto gentilmente mi hanno dato un budget ed io ho comprato delle cosine. Ed essendo un po' ignorante in materia, ho preferito prendere cose un po' più piccoline perché credo che ci voglia molta molta pazienza. E io non so se ce l'ho e devo mettermi alla prova. E ho deciso di farlo con cose molto facili e veloci da fare. Ma andiamo a vedere di cosa si tratta nel dettaglio. Cambio inquadratura così vedete meglio. Andiamo! Eccoci qua, il pacchettino di oggi. Iniziamo dal primo. Questo è come si presenta. Anche io non è che ne sappia molto, però vedo già che ci sono delle istruzioni e penso che riusciremo a farlo anche noi. Allora, intanto queste sono le principesse Disney. Cerco di spiegarvi un po' quello che ho capito io. In questo shop possiamo scegliere varie tipologie di articoli. Cioè, sempre che dobbiamo attaccare i brillantini. E non solo, ma aspettate che intanto vi spiego questa. Insomma, questa tecnica può essere svolta su varie cose. Una di queste è proprio quella che state vedendo e sono adesivi. Cioè, una volta completata la decorazione, si va proprio a staccare la principessa, in questo caso, e la si può andare ad appiccicare ovunque. Io ho pensato anche di prendere questo per la decorazione dell'agenda. Vedete che si stacca come un adesivo normale. L'altra alternativa invece è questa. E l'apro subito così vi spiego un po' di cosa si parla. Come vedete è proprio una tela da quadro e spero che anche voi possiate percepire la consistenza. Comunque la differenza fra gli adesivi e questo è il tipo di utilizzo, però alla fine la tecnica che viene impiegata nell'applicare i glitter brillantini o qualunque cosa ci fanno applicare è la medesima. Anche questo io l'ho scelto perché avevo visto che le misure erano relativamente piccole e in più perché non dovevo andarla a completare totalmente. La parte da applicare, quella brillantinosa, è solamente Dumbo. Ma alle tele ci torniamo dopo perché ne ho presa anche una un po' più grande e quando l'ho vista mi ha preso le palpitazioni. E dopo capirete. Comunque, torniamo alle nostre principessine. Allora, in ogni blisterino, in ogni contenitore che ci viene spedito, tutto completo, non dobbiamo comprare poi a parte cose, ci danno tutto l'occorrente per andare a completarlo. E cosa intendo? Questi che sono i brillantini ed in più il kit per poter versare i brillantini dentro del numero che ci serve e la cera per andare a prendere poi il brillantino, ma questo ve lo faccio vedere dopo quando sceglierò quale fare velocemente insieme a voi. C'è una dimostrazione per la prima volta, volevo farlo insieme a voi, poi lo andrò a fare da sola e cercherò di passare i miei 4 minuti di tempo libero che mi restano della giornata facendo questo. No, sto scherzando, ne ho di più di tempo libero. Le prime che ho scelto sono state loro. Vabbè, la mia preferita è Trilli, però mi piacciono tutte. Sia il sito e tutto quello che vi sto facendo vedere è linkato giù nell'info box e cliccando sul loro sito vedrete anche i milioni di articoli che hanno, sempre di questo genere ma sotto varie forme e misure. Comunque andiamo avanti e vi faccio vedere cos'altro ho scelto io. Questo ormai l'avete visto, lo vado a togliere se no poi mi confondo e se si sbaglia i numeri qua è un casino. Un altro oggettino è questo, come ho preso le principesse per le bambine, ho preso supereroi anche per i maschietti. Carini, ho già sbirciato, che sono stata curiosissima di vederlo perché anche per me era una novità. E ci sono tutti loro, ma che carini, mi piacciono un sacco e veramente sono in difficoltà nel scegliere quale andare a provare per primo. Andiamo avanti.
Non so se Hello Kitty è ancora in voga fra voi o se è una cosa che andava più ai miei tempi, ma io comunque se la trovo sempre lo trovo, perché poi alla fine pare che sia un maschio. Non lo so se ricordo bene oppure era Titti che era un maschio però sembrava una femmina. Comunque Hello Kitty per me è femmina e è carinissima, e secondo me questa potrebbe essere la scelta ottimale da fare insieme a voi, perché mi pare la più facile da fare. Non lo so, per quanto mi riguarda è anche la più carina. L'ultimo dei piccoli è i Pokémon. Sono anch'io senza parole. Credevo fossero più piccolini, non che mi dispiaccia che sono grandi, anzi mi piacciono tantissimo. Bulbasaur è il mio preferito. Anche qua dentro ha il suo kit. E infine vi farò vedere quello che quando io ho aperto sono rimasta tipo e ora mosso fatti miei. Eccolo qua, è già grande così, figuratevi dentro. Piccolo spoilerino, voi già immaginatevi che ogni pippolino che vedete è un brillantino da applicare. E in più una cosa importante che mi sono dimenticata di dirvi è che potete anche farvi fare le cose personalizzate. Avete una foto che vi piace tanto e volete fare una cosa originale? Questa è veramente un'idea. Ma andiamo a vedere in che diavoleria mi sono andata ad infilare. Eccola qua, questa fantastica tigre. Penso che questa la darò alla mia mamma e proverò a farglielo fare a lei, perché io vi giuro che sono una persona molto paziente, ma questo qua è veramente lunghissimo. A differenza degli altri, questo kit ha più pennine per andare a raccattare i brillantini. Sono andata un po' a sbirciare in quella e ho capito sostanzialmente che questo finalino serve per andare a fare l'applicazione di più brillantini contemporaneamente. Per una striscia lunga possiamo utilizzare questo. E l'altro invece è una via di mezzo, non lo so, secondo me ad occhio e croce ce ne sta 4, 5 qua e 6 o 7 o addirittura 8 di qua. Comunque vedremo poi in un futuro. Poi troviamo il contenitore e la cera, che ora voglio provarla un attimo con voi. Si dovrebbe andare a mettere qua dentro. Perché non va? Io avevo visto che facevano così, era molto facile, è già complicata questa cosa. Perché non si fora? Proviamo su una base rigida. Ma non fa niente. Ma io ho visto che rimaneva attaccata alle penne. Mi avete dato una cera pacco? Ah no, eccola qua. Ci voleva solamente un po' più di forza. Allora, mi tengo questo perché a differenza degli altri ha questo terminalino qua, mentre ve ne faccio vedere uno, non ce l'ha, tipo così, e per poi poterli mettere dentro le bustine penso sia molto più utile averci questo finalino. Questo lo vado a togliere perché non faremo di certo questo qua. Prendo Hello Kitty, tanto avevo già deciso che avrei scelto Hello Kitty. E andiamo a fare, ho scelto questo qua. Questo qua voglio fare, la Hello Kitty in bicicletta. No vabbè, ma che figata. E dietro troviamo il numero che dobbiamo andare ad applicare. Io partirei dal numero, vabbè ce l'abbiamo, numero 1. Come al mio solito non mi sono presa neanche un niente per poterli prendere. Ho preso il numero 1, perché non vorrei già sbagliare la prima volta che lo facciamo insieme. Esperimento number 1. Dobbiamo andare a togliere la pellicola sopra perché questa parte qua è adesiva, se no non si applicherebbero i glitter. E ufficialmente sto mettendo il primo brillantino con voi. È stato un gioco da ragazzi. Riuscita a finire il fiocco e è stata anche una cosa veloce da fare e mi sono divertita bene, iniziamo davvero bene. E adesso vado a mettere tutta la parte bianca, che è la maggior parte poi alla fine. Vado a fare una prova con questo qua un po' più grande. Ma perché non prende? Ah ecco perché, me ne sono accorta solo adesso. Era una pellicola, ma cioè io non ho parole. Funzionava benissimo. Scusa signora Wendy, il padrone del sito, comunque colei che mi ha contattato, se ho creduto che la sua cera era un po' opaco. Ma sono io che sono una capra svedese. Solo io quando ho delle cose nuove devo provare tutto, perché finché non lo faccio la vivo male. Poi magari mi rendo conto che era meglio se mi facevo gli affari miei. Beh, proviamo con questi. Wow,
E secondo voi, se io li attacco e in realtà non prendo il numero esatto, poi posso spostarli? Non lo so, proviamo. Sì, si possono spostare. Ho appena tolto un po' di cera dalla pennina. Beh, alla fine non è servita a niente, perché ho dovuto rispostarli tutti e non vedo neanche più il numerino sotto. E non sperimenterò più, farò la cosa facile. Ma io ho già perso il brillantino, eccolo qua. Faccia terminata. Posso andare a fare la codina e poi possiamo passare a un altro colore. Sono stata brava, me lo dico da sola. Poi il numero 6, il numero 6 corrisponde a questo giallo. Andiamo ad applicare tutta la C. Oh, ho appena notato una cosa brutta, cioè non brutta, però ormai l'ho chiuso. C'era un numero 2 qua dentro e io non l'avevo visto. E devo andare a riaprire il bianco. Sono queste le cose che mi fanno impazzire. Andiamo ad aprire la lettera A e poi dobbiamo cercare anche la lettera C, che non avevo visto in fondo al sederotto. E il nostro primo Diamond Painting di Hello Kitty è ufficialmente terminato. È una cosa davvero carinissima da fare, mi sono divertita un sacco a farla e, come tutte le cose, la prima volta è un po' un problema per tutti. Da ora in poi mi eserciterò nel fare tutti i miei adesivi, tutti, vabbè, un parolone, qualcheduno dei miei adesivi. Arrivati a questo punto, se non siete ancora iscritti, mi raccomando, iscrivetevi, è gratuito, basta cliccare sul tastino rosso e attivando la campanellina, ogni qualvolta uscisse un mio video, verrete avvisati da YouTube stesso. Non respiro più, non ce la faccio più. Vi mando un grande bacio a tutti, dico a tutti, ci vediamo al prossimo video, ciao! Oh.